Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi una piccola condivisione con voi di una ricetta, o meglio di un esperimento che andrò a fare nella mia cucina. Voglio provare a fare il farro soffiato anziché con il cioccolato, con la frutta secca, con l'uvetta, con un po' di miele. Quindi ho preso delle ricette su YouTube, le ho modificate completamente, quindi alla fine ho rivoluzionato tutto quello che loro hanno detto, quindi alla fine è diventata una mia personale ricetta e quindi ho anche pensato di condividerla con voi sul canale. Vediamo cosa succederà perché è la prima volta che provo e quindi è proprio un esperimento e speriamo che riesca bene. Per questa ricetta veramente facilissima avremo bisogno soltanto di 400 g di riso soffiato, di 40 g di uvetta, 50 g di mandorle pelate, 25 g di cocco essiccato, io utilizzo questo, e poi un pochino di miele. La ricetta è veramente semplicissima perché basterà unire tutti gli ingredienti, mescolare, mettere un po' di miele e poi cuocere in forno, quindi è veramente semplice. Io vado a mettere gli ingredienti qui. Mescolate leggermente gli ingredienti e poi vi servirà il miele perché dovrete andare a legare tutti questi ingredienti. Ovviamente dovete mescolare bene. Adesso che è tutto abbastanza omogeneo, potete trasferirlo in un tegame. Una volta nel tegame dovrete premere perché deve venire una cosa abbastanza sottile. Se non vi piace il miele, in alternativa potete utilizzare dello zucchero caramellato, però io volevo fare una cosa un po' più leggera, un po' più sana, quindi ho preferito usare il miele. L'ultimo passaggio è mettere in forno alla massima temperatura per circa 10 minuti, poi regolatevi anche in base a quanto volete tostarlo, comunque io lo lascio più o meno 10 minuti. Questo è il risultato finale. Come potete vedere, ci sono alcuni punti che si sono leggermente abbrustoliti, un pochino di più, però insomma, più o meno nell'insieme è il risultato che io volevo raggiungere. Adesso dovete lasciare che si raffreddi un pochino e poi potete gustarlo. Io, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.